Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati cari amici di Storytime con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordo ci potete sempre seguire sui canali ufficiali di Storytime su Facebook e Instagram. Avete una storia da raccontare? Siamo la radio giusta per voi. E come mi piace sempre ricordare, il nostro c'era una volta. Parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia, ma soprattutto è la vostra vita. Io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Carlo, che è un musicista jazz, ma lasciamo che ci parli meglio lui. Ciao, piacere Carlo. Allora, musicista jazz da una vita praticamente, musicista, insegnante da sempre, insegno tuttora in una scuola di musica, Pop Music School di Paolo Meneguzzi a Mendrisio in Svizzera. E ho all'attivo parecchie cose, più o meno posso dire 14 concerti, una quarantina di dischi e 40 anni di insegnamento, insomma parecchia roba e parecchie collaborazioni. Musicista, ti chiedo di che strumento? Pianoforte, sì, ogni tanto la tastiera quando pianoforte non è possibile, però è sempre qualcosa di non bello rispetto al pianoforte. E tu quindi oggi ci parlerai anche del disco in uscita. Sì, allora, il prossimo disco, che siamo quasi vicini ai 40 dischi, sarà il primo disco di piano solo che ho fatto, perché ho sempre lavorato in trio, quartetto, quintetto, duo. Questa è una cosa molto particolare perché sono dei brani che ho scritto per un parco di rinascita naturale, uh-huh, che è stato fatto a Lora, di Como, vicino a Como, seguendo lo Shinrin Yoku, che sono i percorsi, diciamo, i bagni nella foresta giapponesi. Quindi in questo parco ci sono 12 alberi, sotto ogni albero c'è una panchina che spiega le proprietà terapeutiche dell'albero. Io ho scritto 12 brani ispirandomi alle proprietà di ogni albero e abbiamo registrato questo disco che uscirà in autunno, con ogni brano centrato sulla proprietà dell'albero. Tutto questo è nato grazie a una persona, Paolo Lorenzini, che è un appassionato di naturopatia, diciamo, e mi ha invitato più volte in una trasmissione su Telecolor che si chiama Essere Benessere, dove l'ultima è stata girata al parco proprio mentre registravamo il concerto. La particolarità di questo disco e anche del concerto e dei prossimi concerti che sono in programma è il pianoforte accordato a 432 Hz invece dei 440 soliti, che sarebbe la frequenza dell'universo, la frequenza del canto delle balene, la frequenza del corpo umano, diciamo quella che è la frequenza del pianeta Terra. Questa è la particolarità fondamentale del disco. Quindi farà sentire quasi tutti più uniti anche. Sì, è una cosa proprio di vibrazioni. Pare che ci sono parecchi studi che dicono che le vibrazioni naturali siano a 432 e che prima si parla di qualche centinaio di anni fa, all'inizio gli strumenti fossero accordati a 432, poi è stato livellato, portato su, diciamo, a 440, però la vera accordatura di una volta era 432. Meraviglioso. Sì, un progetto molto particolare. E questi concerti quando saranno? Guarda, sono tutti in programma, in divenire. Ce ne sarà uno in Sardegna probabilmente settembre-ottobre, è che sono, diciamo, tutti in attesa come date, perché il disco l'ho registrato 2 settimane fa. Purtroppo, come sappiamo, in Italia in agosto chiude tutto, chiude la SIAE, chiudono quelli che stampano il disco, e quindi il disco è già pronto, diciamo il master. Dal 1 settembre, quando riapre la SIAE, si partirà con tutta la fila, da lì dovremmo capire le tempistiche e poi da dopo l'uscita del disco programmare i concerti per avere già in mano il disco. Quindi sono ancora, avviserò sui social, sono ancora in date da definire, sì. Meraviglioso. E senti, quindi tu sei un musicista e anche insegnante nella, sì, scuola. Sì. E, ormai da 40 anni? Sì, ho cominciato a insegnare a 21 anni, ne ho 55, quindi diciamo che sono 36 anni che insegno. Ho cominciato a Como, poi quasi subito, essendo a confine con la Svizzera, ho lavorato in 3 scuole svizzere. E diciamo che parallelamente all'attività di musicista c'è stata quella di insegnante, che devo dire in questi ultimi 2 anni di chiusure è stato un po' difficile, ha salvato la vita a parecchi musicisti che non hanno più suonato.
Meno male, almeno sì, questo. Per fortuna. E concerti appunto quindi ne farai ancora adesso, sì. Quindi questi in programma sarai solo tu da solo? No, ci ho anche altri concerti, diciamo quelli più importanti, tra il prossimo al 13 agosto a Gazzada, Villa Cagnola, che fanno una manifestazione musica in villa, con Swing Suite di Dario Cellamaro, con Emilio Soana, Danilo Moccia, Antonio Cervellino. Ho un concerto il 17 settembre a Cernobbio con Emanuele Cesi, Massimo Manzi, Valerio Della Fonte, uno al 22 settembre al Bonaventura Music Club Buccinasco, sempre con Emilio Soana, Marco Castiglione e Valerio Della Fonte, il prossimo diciamo è venerdì questo al Lido di Sesto Calende con Marco Caputo e Cesare Pizzetti, e poi altri varie serate diciamo club o serate diciamo tra virgolette normali. Questi che ho citato sono quelli più importanti, diciamo quelli più che ci tengo di più. Allora ti chiedo, noi dove ti possiamo seguire o contattare per avvalerci sia la figura di, come insegnante, che sentire appunto questi concerti, ma stare pronti anche per prendere il disco? Sì, allora sui social miei ho il sito internet www.carloboldi.com. Poi sono su Instagram carlo.uboldi, su Facebook Carlo Uboldi Jazz e su YouTube, dove lì ho veramente tantissimo, perché ogni cosa che faccio, se riesco, la documento, quindi ci sono più o meno 250 video, su YouTube Carlo Uboldi Jazz Pianist. Questi sono i quattro che funzionano di più, diciamo. Ti chiedo, come si chiamerà il disco? Il disco si chiamerà Vibrazioni dell'anima, rinascita naturale, Carlo Uboldi e poi rinascita naturale, proprio perché è tutto impostato su questa cosa. Allora io invito tutti gli amici ascoltatori di Radio Storytime a seguirti, a contattarti per avvalersi della tua figura professionale, ma soprattutto a seguirti anche per il CD in uscita e per tutti i tuoi concerti che avrai. Benissimo. Carlo, io ti ringrazio veramente per questa bella chiacchierata e ti auguro una piacevole giornata. Grazie mille a tutti e a te, grazie. Bene amici di Storytime, la chiacchierata è appena finita e fra poco ne inizierà una nuova, non perdetevela. Storytime, Evoluzione Radio.